Bentrovati ancora a questa nuova puntata di questa serie di studi che stiamo facendo insieme intorno al libro dell'Apocalisse. Desidero ringraziarvi proprio per la vostra partecipazione, sempre più assidua. E per me è veramente un piacere poter condividere la parola del Signore insieme con voi. Voglio intanto ringraziare tutti coloro che stanno entrando in questo momento. Grazie veramente per la vostra partecipazione e per il vostro affetto nel continuare a seguire questa serie di studi su un libro che certamente non è di facilissima comprensione, come può essere appunto il libro dell'Apocalisse. Quindi voglio veramente ringraziarvi e preghiamo che la connessione possa resistere. E ultimamente sta facendo il suo dovere e ringraziamo il Signore anche per questo. Allora, siamo arrivati al capitolo 7 di questo libro così straordinario, e abbiamo iniziato a vedere proprio una categoria di personaggi molto particolari sui quali ci siamo soffermati particolarmente ieri, ovvero i 144.000. Chi sono questi 144.000 e il ruolo che essi avranno nel momento in cui il ruolo che essi avranno proprio nel periodo della grande tribolazione. E quindi vogliamo proseguire, vogliamo continuare ancora su questo tenore, leggendo insieme i versetti 9 a 12, 9 a 12 di Apocalisse capitolo 7. Ecco quanto noi leggiamo. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Tutti intorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi, essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il versetto che vogliamo vedere, appunto, o per meglio dire, il gruppo di versetti che vogliamo vedere insieme. Allora, come appunto vi dicevo, ieri abbiamo visto i 144.000, abbiamo visto come questi personaggi saranno assolutamente determinanti per quanto riguarda appunto questo periodo così particolare della grande tribolazione, e nel contempo, insieme ai 144.000, abbiamo anche un'altra categoria di personaggi, un'altra categoria di personaggi che appunto noi leggiamo in questi tre versetti, ovvero questa grande folla, questa moltitudine grandissima che a un certo punto Giovanni vede. E naturalmente Giovanni è assolutamente colpito dalla descrizione che noi abbiamo di questa grande folla. Il primo dettaglio che noi incontriamo appunto in questa sezione è il numero.
il numero di questa folla. Infatti si parla di una moltitudine che è grandissima. Si parla di una moltitudine che non si può assolutamente contare. Infatti in questa sezione del libro dell'Apocalisse ci troviamo di fronte ad un'altra categoria di persone. Infatti Giovanni vede, abbiamo letto, una turba grande la quale nessuno poteva contare. Questo significa che Giovanni si è trovato di fronte ad una moltitudine dal numero incalcolabile, esattamente come noi, ad esempio, abbiamo visto in Apocalisse 5, quando Giovanni vede una miriade angelica il cui numero non si poteva assolutamente contare. Questo dettaglio, questa volta, nel capitolo 7, è in relazione a questa grande folla. Ed è interessante osservare che questa espressione speciale, ovvero moltitudine grandissima, noi la troviamo anche in altri contesti, la troviamo anche in altre situazioni, ad esempio quando Abramo riceve una promessa straordinaria, una promessa straordinaria da parte del Signore, ovvero che lui, il quale aveva, come sappiamo, una moglie che era sterile, avrebbe avuto una discendenza talmente numerosa che non si sarebbe potuta contare. Ecco infatti quanto noi leggiamo in Genesi capitolo 15 e versetti 5-6. Il Signore rivolge ad Abramo questo proclama. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, seppure tu le puoi contare. Poi gli disse: così sarà la tua progenie. Ed egli credette al Signore e il Signore gli imputò questo a giustizia. Da osservare che queste parole di Dio vennero rivolte, come sappiamo, ad un uomo che era già piuttosto avanti nell'età. Abramo non era più un giovincello, non era un ragazzo, quando il Signore gli rivolge appunto queste parole. E per di più, come dicevo prima, aveva una moglie sterile. Effettivamente queste parole hanno trovato, come poi tutte le promesse del Signore, hanno trovato la loro conferma anche nella storia biblica. Infatti da Abramo non derivò solo il popolo di Israele, ma anche altre nazioni. Veramente, già se noi consideriamo Israele nel corso della storia, immaginiamoci, se poi ci mettiamo anche tutte le altre, tutte quelle nazioni da cui discende Abramo, che discendono da Abramo, figuriamoci, se poi ci mettiamo anche il lato spirituale, ovvero che noi, come l'Apostolo Paolo dice nella lettera ai Galati, siamo figli di Abramo da un punto di vista spirituale, allora veramente il numero è incalcolabile. Una moltitudine, quindi, che non si poteva contare. Inoltre, un altro esempio lo abbiamo dalla progenie di Davide. Tant'è che in Geremia, capitolo 33, versetti 20 a 22, ecco quanto noi leggiamo. Così ha detto il Signore: se voi potete annullare il mio patto intorno al giorno e il mio patto intorno alla notte, sì che il giorno e la notte non siano più al tempo loro. E si potrà altresì annullare il mio patto con Davide, mio servo, sì che egli non abbia più figlio che regni sopra il suo trono e con i sacerdoti leviti miei ministri. Poiché come l'esercito del cielo non si può contare e l'arena del mare non si può misurare, così accrescerò la progenie di Davide, mio servo, e i leviti che fanno il servizio. Ecco, anche queste parole mettono in luce, mettono in evidenza la fedeltà del Signore, che nonostante l'infedeltà del popolo, nonostante l'infedeltà di Israele, del suo peccato, Dio ha sempre mantenuto le sue promesse.
Nel descrivere appunto la moltiplicazione di questa progenie, il Signore afferma come l'esercito del cielo non si può contare, così accrescerò la progenie di Davide. Quindi anche l'immensità, se vogliamo, della moltitudine che vede Giovanni, seppure in un contesto diverso, evidenzia la fedeltà del Signore. Evidenzia la sua grazia, evidenzia la sua misericordia, la sua compassione, perché questa folla, come noi abbiamo letto, è vestita di vesti bianche. E ancora ricorre questo dettaglio che abbiamo già più volte studiato. Vesti bianche che parlano assolutamente di salvezza. Questa folla ci parla appunto dell'amore, della grazia, della misericordia del Signore. Ma c'è un altro dettaglio molto importante da considerare. Questa folla non è un popolo unico e soprattutto è distinto, nettamente distinto dai 144.000 che abbiamo detto essere ebrei. Perché così è scritto, 12.000 per 12 tribù di Israele. Questa folla invece non è un popolo unico, come nell'Antico Testamento poteva essere appunto il popolo di Israele, ma è costituita, come noi abbiamo letto, da gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Perciò è una folla eterogenea, è una folla costituita da tutti i figli di Dio, naturalmente, salvati per grazia, ma che provengono da diverse nazioni. Ad un certo punto, della storia dell'uomo, sapete come l'uomo volle per suo orgoglio, per sua superbia, volle costruire una torre che arrivasse fino al cielo. Naturalmente, si tratta questo di un'immagine per indicare che l'uomo fondamentalmente voleva essere Dio, esattamente come Satana. Non è che c'è tanta differenza. Ecco, in quell'occasione il Signore si comportò in un modo molto particolare e mirato. Il Signore si comportò in un modo molto preciso. Ecco quanto noi leggiamo in Genesi 11, versetto 5 seguenti. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. E il Signore disse: ecco un medesimo popolo, ed essi tutti hanno un medesimo linguaggio, e questo è l'inizio del loro lavoro. Ed ora tutto ciò che hanno disegnato di fare non sarà loro vietato. O suscendiamo e confondiamo la loro favella, la loro lingua, affinché uno non capisca la lingua dell'altro. Notate la contrapposizione. La confusione delle lingue rese impossibile il completamento di questa torre che era simbolo dell'orgoglio umano, simbolo della sua superbia, simbolo del suo egoismo, simbolo della sua egolatria. Ma la folla che noi abbiamo in Apocalisse 7, vedete, a me piace molto contrapporre, a me piace molto trovare contesti che sono anche molto diversi per evidenziare e per sottolineare delle lezioni molto particolari. La folla che vede Giovanni in Apocalisse 7 è costituita proprio da gente di ogni tipo di linguaggio. Il Signore, come noi sappiamo, non ha mai fatto favoritismi di sorta. Il Signore non fa discriminazioni. Non ha mai preferito alcuni e altri no, perché Dio non fa discriminazioni. Ricordiamoci molto bene che la grazia del Signore è per tutti. Tutti ne possono usufruire. Tutti potrebbero credere nel Signore Gesù.
ma si tratta sempre ed esclusivamente di una precisa risposta dell'uomo. Ma la grazia di Dio è per tutti. Nessuno ne è a priori escluso. Nel libro di Daniele, al capitolo 7 e versetto 13 e 14, brano che già abbiamo letto in altre circostanze, è scritto: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco, con le nuvole del cielo veniva uno simile ad un figlio d'uomo, ed egli pervenne fino all'antico dei giorni e fu fatto accostare davanti a lui. Ed esso gli diede signoria e gloria e regno, e tutti i popoli, nazioni, lingue devono servirgli. La sua signoria è una signoria eterna, la quale non trapasserà giammai, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Sappiamo chiaramente che questo figlio d'uomo altri non è che l'eterno figlio di Dio, figlio d'uomo, espressione che parla della sua umanità, ma egli è anche l'eterno figlio di Dio a cui il Signore, a cui il Padre, gli ha conferito un dominio ed una signoria assoluta, universale. E nel proclamare proprio questo dominio, nel proclamare questa regalità, Davide vide che cosa? Gente di ogni popolo, gente di ogni nazione, gente di ogni lingua che esaltavano il Signore Gesù profetizzato, che esaltavano il Figlio d'uomo. Come noi sappiamo, il Signore Gesù è perfettamente degno, e quante volte l'abbiamo ricordato da quando abbiamo iniziato a studiare questo libro. Il Signore Gesù è perfettamente degno di ricevere l'adorazione, proprio perché Dio lo ha sovranamente innalzato, Dio Padre lo ha sovranamente innalzato, affinché ogni ginocchio, tutti quanti, si possano piegare dinanzi a Lui. Questo è quanto dice chiaramente l'Apostolo Paolo in Filippesi 2, 9 a 11. E anche questa folla numerosissima, anche questa folla con i vestiti bianchi, non rimarrà zitta. Non rimarrà zitta, la sua bocca non sarà turata, ma proclamerà a gran voce, le glorie, le virtù, la bellezza del Signore. Ed io credo che dovremmo imparare da questo atteggiamento che ha questa folla. Quante volte la nostra bocca rimane chiusa, quando invece dovrebbe aprirsi per glorificare, per onorare il nome del Signore. Non dovremmo mai star zitti. Non dovremmo mai star zitti per adorare Dio. Non dovremmo mai stare zitti per proclamare il Vangelo, anche in queste situazioni, anche in queste circostanze. Ma prima ancora di questo testo, cioè, il testo descrive un altro dettaglio molto interessante. Essi avevano delle palme nelle mani. Ora, se io vi chiedessi questa scena, che cosa vi ricorda? Che cosa vi ricorda questo dettaglio particolare? Credo che un pochino tutti quanti ricorderemo quanto è scritto in Giovanni, capitolo 12, e versetti 12 a 15, ovvero quando Gesù sta per entrare a Gerusalemme. Ecco che cosa avviene. Il giorno seguente, una gran moltitudine, anche qui si parla di moltitudine, che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva in Gerusalemme, prese dei rami di palme ed uscì incontro a lui e gridava: Osanna, benedetto sia il re di Israele che viene nel nome del Signore. E Gesù, trovato un asinello, vi montò su, secondo che è scritto
Non temere, o figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina. Anche in questo brano troviamo una grande moltitudine. Chissà quanti erano. Chissà quanti erano che gridavano Osanna, benedetto sia il re di Israele che viene nel nome del Signore. Chissà quanti. Ma non possiamo e non dobbiamo dimenticarci che pochi istanti dopo, poco tempo dopo, questo grido si trasformò in un altro grido. Crocifiggilo, crocifiggilo. La stessa identica folla. Ma il grido della folla di Apocalisse 7, vedete un'altra contrapposizione, il grido di Apocalisse 7 esprime veramente quella gratitudine, esprime quel senso di riverenza, quel timore che siamo chiamati sempre a mostrare nei confronti del Signore. Una vita consacrata. E possiamo dire che questa folla ha consacrato veramente la loro vita, perché è la folla che viene dalla grande tribolazione, vuol dire che è la folla, ovvero di coloro che hanno perso la vita, che sono stati giustiziati a motivo della loro fede. Ah, loro la loro vita l'hanno consacrata al Signore. E la nostra di vita, ricordiamoci che noi non apparteniamo a noi stessi, e questa folla ce lo ricorda. Andiamo alla proclamazione della folla. Già nei capitoli 4 e 5 abbiamo potuto considerare varie proclamazioni, vero, rivolte al Signore, ad esempio dalle quattro creature viventi, dai 24 anziani, dagli angeli, dalle creature, tanti proclami, bellissimi. Ora anche questa folla ha da dire qualcosa. Anche questa folla proclama a gran voce un grido rivolto sia a colui che siede sul trono e sia all'agnello. E questo grido è costituito da queste parole. La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sopra il trono, e non soltanto, e all'agnello, e all'agnello. La salvezza di Dio è uno dei temi principali, centrali di tutta la scrittura. Ed uno dei nomi, come noi sappiamo, del Signore stesso, è proprio il Salvatore. Non per niente il salmista poteva dire nel Salmo 3, versetti 6 e 8, che il salvare appartiene a Dio. Solo a Lui appartiene il salvare. Ecco cosa dice Davide: io non temerei di migliaia di popolo quando si fossero accampati contro a me da ogni intorno. Levati, Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso la mascella di tutti i miei nemici. Tu hai rotto i denti degli empi. Abbiamo un po' qui l'immagine del pugile che mette knockout il suo avversario. Il salvare appartiene al Signore. La tua benedizione è sopra il tuo popolo. Nel contesto specifico di questo brano si parla di una salvezza fisica, perché Davide parla di nemici che gli volevano fare del male, lo volevano uccidere. Ma nello stesso tempo è specificato un principio che vale sia per quanto riguarda la salvezza materiale e sia per quanto riguarda la salvezza spirituale, ovvero che il salvare appartiene al Signore. Non vi sono altri salvatori. Non vi sono altri mediatori, a parte il Signore Gesù. Non c'è santo, non c'è uomo, anche il più pio della terra, che possa salvare. Solo al Signore
appartiene la salvezza. E Davide poteva dire: O Signore, mia forza, io ti amerò affettuosamente. Che bellissima espressione abbiamo qua. Un amore viscerale, un amore intimo, profondo, che Davide provava per il Signore. E gli dice: Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe. Io spererò in Lui, il mio scudo, il corno della mia salute, cioè della mia salvezza, il mio alto ricetto. Quest'uomo di Dio esprime tutto il suo amore, esprime tutta la sua devozione nei confronti del Signore. Io ti amerò affettuosamente. Nel riflettere e considerare quella che è la persona ineffabile e gloriosa del Signore, Davide esprime questo amore così intimo. Ma una domanda sorge spontanea. Il Signore è veramente, vedi lettera alla Chiesa di Efeso, il Signore è veramente il nostro primo amore. È al primo posto della mia e della tua vita, della tua esistenza. Egli è veramente sopra tutto e sopra tutti. Ricordiamoci che Lui è il nostro potente Salvatore. Ed il Signore Gesù, il Figlio di Dio, come noi sappiamo, ha portato perfettamente a compimento quest'opera grandiosa, di salvezza, quest'opera grandiosa per strapparci da un destino di condanna eterna. Non possiamo certo dimenticarci quanto l'autore della lettera agli Ebrei dichiara, capitolo 2, nella sua lettera. Ben vediamo però coronato di gloria e di onore per la passione della morte Gesù, che è stato fatto per un poco di tempo minore degli angeli. Questo è il motivo per cui temporaneamente Gesù è stato minore degli angeli, per la sua morte, perché doveva morire, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Poiché era convenevole a colui per motivo del quale, per cui sono tutte le cose, di consacrare per sofferenze il principe della salvezza di molti figli, i quali egli aveva da addurre alla gloria. Pertanto qui il Signore Gesù è niente meno che chiamato il principe della salvezza. E in un'altra parte l'autore della nostra salvezza. Chiunque abbia confessato il Signore Gesù con un cuore sincero, non con un cuore ipocrita, chiunque abbia confessato il Signore Gesù come il suo personale salvatore, fa assolutamente parte di questa categoria. Questo perché si è accettato non solo intellettualmente, ma intimamente l'Evangelo della salvezza. E noi dobbiamo stare attenti a non cadere in questa trappola, in questo inganno. Ricordiamoci che l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, parla di questo Evangelo, dell'Evangelo della salvezza, quando dirà: il quale è la caparra della nostra eredità, mentre aspettiamo la redenzione di quelli che Dio si è acquistati alla lode della gloria di Lui. Credere in questa buona notizia, credere nell'Evangelo della salvezza, significa che cosa? Automaticamente ricevere il suggello dello Spirito Santo, il sigillo dello Spirito Santo. Noi apparteniamo a Cristo, la Chiesa vera appartiene a Cristo, al capo della Chiesa, al capo supremo della Chiesa, a colui che è caratterizzato dall'unico nome, per il quale si può essere salvati. E questo è quanto dirà molto, in modo molto forte, Pietro e Giovanni in Atti capitolo 4. Infatti, leggiamo in questo brano: sia noto a tutti voi
e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazireo. Si parla qui della guarigione dello zoppo, che voi avete crocifisso e il quale Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di esso compare quest'uomo in piena sanità, cioè completamente guarito, in presenza vostra. Esso, egli, quel Gesù, è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è diventata la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale ci conviene essere salvati. Sono parole coraggiose quelle pronunciate da Pietro, che mettono bene in evidenza quello che è il problema dell'uomo, ma anche quella che è l'unica soluzione per il problema dell'uomo, ovvero il Signore Gesù stesso. Lui è la soluzione. Solo nel nome del Signore Gesù, cioè solo nella sua persona, si può ricevere la grande salvezza di Dio. Non ci sono altri nomi, non ci sono altri salvatori. La parola di Dio, il Signore, decreta in modo lapidario che non si possono invocare santi, non si possono invocare Marie varie, uomini pii, per poter ricevere qualche grazia. La scrittura è categorica. Solo in Cristo c'è salvezza. E questa folla che vede Giovanni in Apocalisse 7 ne è assolutamente consapevole. Perciò questa folla desidera proclamare questa grande salvezza, quella salvezza di cui loro, questa folla innumerevole, è entrata a far parte. Vediamo un ultimo dettaglio. Abbiamo l'adorazione angelica. Nei versetti 11 e 12 di Apocalisse 7, ecco cosa leggiamo. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Per due volte abbiamo Amen, parola sulla quale ci siamo più volte soffermati. Quindi, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un'adorazione angelica. E già questo tipo di adorazione, se vi ricordate, l'abbiamo già vista in Apocalisse 5, versetti 11 e 12. Questo atteggiamento mostrato da questi esseri celesti, io credo che debba veramente insegnarci, ammaestrarci. Ricordiamoci che l'adorazione è uno stile di vita. Non è un incontro che possiamo fare infrasettimanalmente e basta. L'adorazione è uno stile di vita. L'adorazione deve essere il primo atteggiamento. Già più volte ho sottolineato questo aspetto, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. L'adorazione è il primo atteggiamento che ogni figlio di Dio deve manifestare. Non si può vivere una vita di consacrazione, una vita di santificazione senza adorazione. E non si può, così come io non posso vivere una vita di adorazione se non ho anche una vita di consacrazione e di santificazione, perché altrimenti questo vorrebbe dire che vivo di un'adorazione falsa, che Dio non gradisce. Ed il libro dell'Apocalisse ci mostra ulteriormente l'importanza di tutto questo. Nell'esaminare la parola del Signore, ce n'è una valanga, possiamo vedere innumerevoli brani che parlano di adorazione. Ad esempio, quando noi rimaniamo meravigliati
nel leggere di quell'atteggiamento mostrato da tutto un popolo, dal popolo di Israele, in Neemia capitolo 8 e versetti 5-6. Ricordiamo che i tempi di Esdra e di Neemia per la storia di Israele fu un tempo molto proficuo, molto buono, perché abbiamo una sorta di risveglio del popolo di Israele, proprio grazie anche a questi due servi del Signore, Esdra e Neemia. In Neemia 8, 5 e 6, ecco cosa leggiamo. Esdra dunque aperse il libro alla vista di tutto il popolo, poiché egli era sopra tutto il popolo e come egli lo ebbe aperto, tutto il popolo si alzò in piedi. Poi Esdra benedisse il Signore, il grande Dio, quindi qui si parla di Esdra, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Immaginatevi lo scema. Alzando le mani, poi si inchinarono e adorarono il Signore con le facce verso terra. Da notare come in questo brano abbiamo alcune realtà che rientrano e che devono rientrare nel bagaglio spirituale di ogni adoratore. Troviamo l'elemento insostituibile della parola di Dio. A quei tempi la legge era la parola di Dio. Ecco perché leggiamo Esdra aperse il libro, cioè il libro della legge. Troviamo il ringraziamento da parte di Esdra con la compartecipazione di tutto il popolo. Israele non rimane passivo, Israele partecipa a questa adorazione. E poi abbiamo un altro atteggiamento ancora che parla, che manifesta in modo palese l'atteggiamento dell'adoratore, cioè inchinarsi con le facce a terra. Questo è il profondo significato del termine adorare, proskuneo. Già vi avevo parlato di questo termine greco. Davide poteva dire in un salmo, bellissimo, il Salmo 29, quanto sia importante glorificare il nome del Signore. Egli dice: date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore nel magnifico santuario. L'adorazione deve essere rivolta solo a Lui, il nostro amore, la nostra dedizione, il nostro timore, la nostra riverenza, il nostro servizio deve essere rivolto solo a Lui. Questo è un concetto che dobbiamo focalizzare, scolpire nel nostro cuore e nella nostra mente. Dobbiamo veramente essere caratterizzati dalla stessa determinazione dei tre amici di Daniele. Vi ricordate che bellissimo esempio noi abbiamo dei tre amici di Daniele? Essi, come sapete, non vollero genuflettersi, inginocchiarsi dinanzi a quella statua che Nebuchadnezzar aveva eretto, e nonostante questo re spietato li avesse condannati a morte e ad una morte atroce, come bruciare in una fornace ardente, che cosa accadde? E questo noi lo leggiamo in Daniele 3, 24 e seguenti. Allora il re Nebuchadnezzar si meravigliò. Si alzò presto e fece moto ai suoi consiglieri e disse loro: non abbiamo noi gettato tre uomini legati nel mezzo della fornace del fuoco ardente? Essi risposero e dissero al re: è vero, re. Ed egli rispose e disse: ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano nel mezzo del fuoco e non vi è nulla di guasto in loro, e l'aspetto del quarto è somigliante ad un figlio di Dio. Allora Nebuchadnezzar si accostò alla bocca della fornace del fuoco ardente e prese a dire: Sadrach, Mesach ed Abednego, servi del Dio Altissimo, uscite e venite. Allora Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal mezzo del fuoco e i satrapi, i magistrati, i duchi, i consiglieri del re si adunarono e riguardavano quegli uomini sopra i cui corpi il fuoco non aveva avuto alcun potere, talché che neanche un capello del loro capo era stato arso. E le loro giubbe non erano cambiate e l'odore del fuoco non era penetrato in loro.
e Nebuchadnezzar prese a dire: Benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che si sono confidati in lui e hanno trapassato il comandamento del re e hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio se non il loro Dio. È una storia bellissima, una testimonianza stupenda, data da tre uomini, da tre ebrei, da tre servi del Signore, da tre figli di Dio, che in un momento di estrema difficoltà rimangono fedeli al Signore. E questo atteggiamento esemplare è proprio in riferimento all'adorazione. La loro determinazione fu incrollabile. Essi dissero: ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. E anche se questo non accadesse, sappio, re, che comunque noi non serviremo né i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Sia che il Signore li avesse liberati, sia che non l'avesse fatto, il loro atteggiamento sarebbe rimasto lo stesso: l'adorazione esclusiva a Dio. Quante volte noi corriamo il rischio di cadere in questo inganno? Servire il Signore per poi pretendere qualcosa in cambio da Lui. Signore, guarda con quanto sono bravo, guarda come ti sto servendo, quindi mi devi dare qualcosa, perché ti sto servendo bene, come se già il Signore non avesse fatto abbastanza. Ma questo non è un servizio gradito a Dio. Questo non è un servizio che Dio gradisce. È un servizio ipocrita. È un servizio egoistico che non è dettato dall'amore per Lui. Questa non è vera adorazione. Il vero adoratore adora a prescindere dalle circostanze, a prescindere dalle situazioni, adora incondizionatamente. E vedete, Dio desidera assolutamente dei veri adoratori. L'ultimo brano che voglio leggere con voi in Giovanni 4, capitolo 4, versetto 23 e 24, ecco cosa leggiamo. Ma l'ora viene, e già il presente è, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché anche il Padre domanda tali che lo adorino. Dio è spirito, perciò conviene che coloro che l'adorano l'adorano in spirito e verità. Questo è ciò che vuole il Signore da ciascuno di noi. Non vi sono più luoghi consacrati, non ci sono neanche rituali da compiere. I veri adoratori adorano il Signore mediante il suo Santo Spirito che è in noi ed è in verità. Questa è la lezione, una delle lezioni che dobbiamo assolutamente portarci a casa. Ogni giorno che passa, questa è la domanda che dobbiamo porci, ogni giorno che passa è per noi un giorno di adorazione nei confronti del Signore? È per noi un giorno di lode, di servizio che rivolgiamo a Lui? Oppure lo viviamo soltanto per noi stessi? A questa domanda, miei cari, noi dobbiamo rispondere e dobbiamo assolutamente rifarci a questo esempio straordinario di questa grande folla che a costo della vita è rimasta una folla adoratrice e servente il Signore.
Bene, miei cari, termino qui. Vi ringrazio ancora per la vostra pazienza, vi ringrazio per l'affetto che sempre mi dimostrate. Se il Signore vuole, proseguiremo ancora domani nello studio di questo capitolo così bello, così straordinario, come il capitolo 7 dell'Apocalisse. Che veramente il Signore possa continuare a benedirvi e che veramente, come sempre dico, la parola del Signore possa rimanere scolpita nella nostra mente e nel nostro cuore, che sia veramente così per ciascuno di noi. Con questo desidero salutarvi, che la grazia del Signore sia con voi e se Dio vorrà, se Dio vuole, vi aspetto a domani. Ciao.